di 4 livelli, 15 metri al di sotto del piano stradale e che sbocca direttamente sul mare. Taranto è una città meravigliosa e incredibile, purtroppo in questo periodo sta attraversando un periodo particolare. In virtù a tutte queste iniziative che noi facciamo di recupero, abbiamo recuperato una importante casa mobiliare, la casa della Marchesa de Beaumont, e noi le teniamo aperte al pubblico per le visite e per la promozione della città di Taranto. Questo nella nostra città non è immediatamente compreso, perché fare le cose per passione ed investire, no, non investire, spendere i propri soldi, non investire, sì, per un atto di pura passione per la storia, per l'arte, per il proprio territorio, prima italiano, poi pugliese e poi tarantino, è difficile da comprendere. Quindi, quanti anni operate? Da 10 anni. Da 10 anni siamo 2 medici, 2 professionisti al massimo delle loro capacità di lavoro e di guadagno. Più di quello che facciamo non possiamo fare. Lo spendono tutto in... E tutti i nostri risparmi di 30 anni sono tutti lì, in quelle strutture. E la nostra forza in internet è nella videoproduzione, perché tutte queste attività e iniziative ed eventi che noi promuoviamo, poi produciamo i relativi film e li pubblichiamo in rete. Questi film sono stati apprezzati a livello internazionale, tant'è che siamo top director sulle principali piattaforme video in rete. E sempre in relazione a questo, con Bruno Pellegrini, ex consigliere di amministrazione della RAI, che lasciò la RAI 10 anni fa per dedicarsi al fenomeno emergente dell'user generated content, per cui dalla produzione video direttamente fatta dagli utenti. E fummo i pionieri all'epoca con i nostri video, ed è grazie a questo che la nostra notorietà si è diffusa a livello internazionale, ed è il motivo per cui siamo qui anche a Shanghai, dopo essere stati in varie parti del mondo. Noi questo ancora adesso ci fa sorridere, perché la considerazione è quella, diciamo, ma guarda un po', tanto lavoro, tanto operare, tanta dedizione, tanto divertimento, ci mancherebbe altro, è un sacrificio. Poi ha questa ridondanza mediatica grazie a quello strumento. Se non ci fosse stato quello, noi saremmo una realtà locale, magari conosciuta a livello locale, ma sicuramente non avremmo varcato i confini. E il paradosso è proprio questo, che al di fuori dei confini siamo conosciutissimi, tant'è che quest'anno ci ha fatto molto piacere, da noi vengono molti visitatori, molti turisti, quest'anno abbiamo avuto i giapponesi, e su una guida giapponese era citato per la città di Taranto il Castello Aragonese, il Museo della Magna Grecia e l'ipogeo nostro. Perché non racconti che nel tuo ipogeo ci sono tutti i secoli, dal primo all'ultimo millennio? Raccontati tutti, dall'arrivo degli Spartani che a mano cavarono il sottosuolo tarantino per ricavare i blocchi da costruzione. Poi abbiamo avuto i Romani, e ci abbiamo i segni romani, il Medioevo è tutto rappresentato, Niceforo Foca bizantino che ha ricostruito la città, poi il 600 con la Marchesa de Beaumont Bonelli, ora bella circola casa perché l'abbiamo recuperata totalmente noi, e proprio dal punto di vista antropologico è straordinario quel territorio, perché tutto sommato, voglio dire, rispetto a una città, rispetto a un territorio, è una zona piccola, cioè un ipogeo, un luogo sottoterra, benché di 800 metri quadri, ma è un luogo sottoterra dove però vi è un concentrato di vissuto, di storia, di civiltà che si sono succedute, che è incredibile. E questo ne è stato un momento di forza notevole. È facile. Non è facile sia per l'energia da profondere, sia per i ritmi che portiamo. Noi siamo innanzitutto medici, innanzitutto, per cui gran parte della giornata è dedicata alla professione.
Dopodiché, realizzare tutto quello che realizziamo, la nostra giornata si dilata, non è più di 24 ore, ma diventa di 36. E quindi sono veramente eroici quelli che riescono a starci dietro. Anche questa per noi è stata un'avventura, quello di cui riusciamo a liberarci da tanti impegni, trovare gli equilibri, eccetera. Però, almeno io parlo per me, dal mio punto di vista strettamente professionale e neuropsichiatrico, quando c'è qualcosa di nuovo da esplorare, io mi ci butto a capofitto. La Cina mi mancava, era per me un territorio assolutamente sconosciuto, se non attraverso i cinesi che abbiamo nelle nostre città, molti dei quali sono pazienti nostri, per cui noi potevamo avere un'idea ma raccontata da loro, che sicuramente non sono, voglio dire, la realtà della Cina. È un po' come all'inizio del Novecento, noi, i nostri italiani, andavano ad emigrare negli Stati Uniti, ma sicuramente non avevano staccato dell'Italia. Il fenomeno è un po' simile. La Cina, diciamo che è parte della Cina. Siamo in questo posto meraviglioso, in ottima compagnia, ci diverti.